Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video di una box Doki Doki. Allora, sono curiosa, che cosa ci sarà stavolta? Questa box non mi sta dando grandi gioie ultimamente, quindi questa volta sarà più interessante? Beh, lo scopriamo subito. Vediamo di aprirla, io non l'ho ancora aperta. Mi dispiace ragazzi per quelli che si stanno offendendo perché sto tralasciando Gino per usare queste forbicine, ma... sì, ripeto, non so dove sia Gino, da qualche parte è, vabbè. Apriamo, guarda, sta esplodendo. Ok, ma sono fissati con i peluche giganti nelle box ultimamente, ragazzi, oddio. Vabbè, questa è la box, che carina, molto estiva. Allora, oddio, sì, sono fissati con i peluche giganti. Oh mio Dio, ma che amore. Allora, apriamolo perché non si vede molto. Oddio, allora, intanto per cominciare è morbidissimo. Come, cos'era quel peluche che era super morbido? Il cagnolino? Non me lo ricordo. Era Pum Pum Purin forse, vabbè. Guardate quanto è carino, è uno squaletto. Oddio, cioè credo, sì. Questa penso sia la pinna. Mi sono appena resa conto che non mi ricordo minimamente come si chiama la pinna che esce dall'acqua degli squali, vabbè. Guardate la sua faccina, che patato. Poi qua, vabbè, ci sono le altre pinne. Ma è troppo bellino, ragazzi, oh mio Dio, adoro! Ok, devo ammettere che anche se ultimamente tutte le box si stanno fissando con questi peluche giganti, ne sono contenta perché sono bellissimi. Né meno contenta la mia casa che è strapiena di cavolate, non so più dove mettere la roba, però devo dire che è un sacco carino! Ma che patatino! Basta, bellissimo. Che marca è? Sì, Touch It, sì, cioè, ti fa capire che è proprio morbido. Marshmallow Aqua Park, ok. Va bene, non conosco la marca è questa, ok, non ho idea di che cosa sia, però è troppo carino, è molto patatoso. Bene, ok, partiamo bene, dai, grande box, questa è una cosa molto carina. Poi andiamo avanti, ma cosa? Ok ragazzi, sono seriamente confusa, ma ci sono dei personaggi di Sumikogurashi pieni d'acqua? Sono confusissima, che cos'è sta roba? Allora... cerchiamo di capire. Sono sicura che qualcuno di voi lo ha già capito, ma io proprio no, no. Vabbè, sono tutti uguali. Che cosa sono? Vi prego, grazie, ora sì che ho capito. Vabbè, finisco di guardare le altre cose e poi leggo nelle istruzioni qua nel foglietto perché c'è scritto di sicuro, ma non voglio spoilerarmi il resto prima di aver finito. Che carino! È un porta... porta qualcosa, un piccolo portamonete, robe così. La Sonax, ma che carino, è di Sumikogurashi anche questo. Mi è capitato il pinguino, direi. Guardate com'è carino, è tipo pelosino. Che apertura strana. Eh sì, molto carino. Io tutte le volte che ricevo queste cose purtroppo non so mai bene cosa metterci, perché io non uso portamonete o cose così, però devo dire che è molto carino. Dai, mi piace, carino. Devo trovare un modo per usarli. Ragazzi, datemi un consiglio. Voi cosa ci mettereste in queste cose? Poi c'è... oh mio Dio, che carino! È un memo pad di Hello Kitty. Che bello! Ha tutte le immagini uguali, sono fatte così. Oddio, non mi ricordo... com'è che si chiamano queste specie di vermicelli? Sono in mare, non me lo ricordo. Nella realtà mi fanno molto senso. Però in questo disegno sono bellissimi. Ed Hello Kitty è troppo carina, disegnata in questo modo. Un po' diversa dal solito. Davvero molto carino, bellissimo, sì, mi piace molto, bello, 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 approvo. Infine l'ultima cosa è, oh ma che bello, ma cos'è, tipo un pennarello? È di Tuxedo-san, che è questo bellissimo pinguino, ma che... sì, è tipo, vabbè, usiamo uno di questi fogli per capire. Questo è un evidenziatore, no vabbè ragazzi, ha un odore di vaniglia, crema. Ok, non lo so, è buonissimo, o forse cioccolato, non capisco. Tutto sta che è buonissimo, mio Dio. E dall'altra parte è invece appunto azzurro, prevedibilmente dal colore del tappo. Molto bellino. Oddio, anche di qua profuma. Di qua profuma, non lo so, di frutta? Non riesco a capirlo, comunque un odore più fresco, quest'altro è molto dolce. Ma sono buonissimi, madonna, me li mangerei. Ultimamente un sacco di roba, tutto ciò che ha odori buoni me lo mangerei.
Ma ora ragazzi, che cosa saranno sti cosini? Cerchiamo di capirlo per favore perché sono veramente confusa. Oh mio Dio! Si poteva trovare anche il pesciolino stile Nemo, ma devo dire che lo squalo è più carino. Ah, ma sono semplicemente tipo da congelare. Ah, sono dei ghiaccioli che si possono mettere nei drink e poi si possono riusare ogni volta. Quindi devono essere di un materiale appunto che va bene da usare nel campo alimentare. E sono i personaggi di Sumiko Gurashi. E sono appunto questi tre. Io non li conosco purtroppo. Questo è quella specie di dinosaurino. Questo è l'orsacchiotto. E questo è il gattino, direi. E sì, a quanto pare si possono congelare, mettere nei drink e poi riutilizzarli ricongelandoli e via dicendo. Ok, questa mi è nuova, non avevo mai visto dei ghiaccioli per drink riutilizzabili, è una cosa molto particolare. Guardate quanta roba estiva che c'è nella su Techie Create, che si può vincere, vince una persona al mese, tipo, bellissimi. Questo pupazzo è bellissimo, veramente. Poi c'è un cuscino, un piccolo ventilatore portatile di Hello Kitty, che però è manuale, non lo so, sono abbastanza scomodi. Cuscino freddo, cosa? Vabbè, un altro peluche. Ah, questo è un asciugamano tipo quelli con l'elastico. La set dell'avvento di Jinbei-san. È una balena? Non lo so, un pesce? Non lo so. Questo orologio e questa borsina, carine. Bene ragazzi, allora questa era la Doki Doki di questo mese, molto estiva, devo dire, non è male, mi ha deluso un po' meno delle altre volte perché ultimamente non erano un granché, però questa è abbastanza carina, il cuscino che mi è caduto dal tavolo, ciao, è troppo carino, ho detto cuscino, volevo dire peluche, comunque niente ragazzi, dai, questa box è davvero molto carina, io spero che sia piaciuta anche a voi e noi ci vediamo presto con il prossimo video, ciao!